comodo, perché insomma vorrebbe dire comunque poter sfruttare, diciamo così, il fattore campo, l'eventuale pareggio a favore, quindi insomma ci sono vantaggi di diverso tipo se si riesce, diciamo, a lunghi tratti del campionato, e insomma se dovesse centrare i playoff farebbe comunque un gran risultato. San Pietro intanto, il Brenin avanti con questa punizione, San Pietro troppo su Pisoni, palla però ancora della squadra con la maglia bianca, Pelamatti imperfetto qui, San Severino che si gira, la conclusione, un gran gol con Tanghetti costretto ad arretrare, col Ferrai lo va a chiudere, a schermare, poi però sul rinvio trova Pelamatti che allora fa ripartire l'azione, cross un po' basso, ma c'è Triglia che può calciare, manca la porta, arretrato per cercare di far partire le frecce, uno di questi è Goglino che infatti va via a sinistra, cerca di andare via l'uomo, lo fa, da lì può fare molto male Goglino, rientra, il tiro deviato, poi l'arbitro gli fischia fallo di mano per San Severino che però non ci è arrivato, allora arriva Sec da sinistra, Sec salta fuori con una finta, Pelamatti, il cross, il colpo di testa e il gol del 2-0. C'è anche Cicciu molto dietro, ma difficilmente calcerà. Vediamo se il Breno riesce a riaprire, a regalare un po' di pathos a questo finale. Melchiori, punizione alta al 12esimo, favorendo il gol di Martini dello 0-2. Vediamo adesso cosa succede con l'apertura per Nolaschi, che salta l'uomo molto bene qui. C'è un'occasione importante, Nolaschi da destra in mezzo, Pelamatti di testa allunga, ma non riesce a imprimere forza, la palla resta lì, succede di tutto. Mischia in area di rigore Nolaschi, poi Boldini calcia, respinto e poi Goglino. Il piazzamento dell'anno scorso, è arrivato ottavo, qui arriverebbe settimo. Intanto il tiro di... può essere un gol del Breno che può cercare la rete, ci prova adesso con Cicciu. 48 e 20, ormai è possesso palla, è Melina, è Torello, chiamatelo un po' come volete. La sostanza è che qua non si tira più in porta. Eccolo qui, ne ha abbastanza anche l'arbitro, finisce qui. I playoff che erano un sogno, una speranza, e a questo punto, a un certo punto, potevano anche diventare qualcosa in più. Ci può stare, eccoli qui gli applausi finali, e sono questi i titoli di coda della stagione 2021-2022 per il Breno.